Ah, Max, grande reazione da un punto di vista caratteriale, bella prova da un punto di vista tecnico. Impattiamo la serie dopo un'altra partita molto dura, molto combattuta. Sì, oggi la cosa più importante era la vittoria. Giocando bene, giocando male, era importante portarla a casa. Abbiamo giocato molto meglio rispetto a qualche giorno fa. Ma i playoff sono così, tutte le partite sono diverse. A livello dei singoli, a livello di squadra, una partita si vince per la ricezione, una volta si perde per la ricezione, una volta attacco a me, una volta va peggio, è così, e così c'è poco da fare, ma questo noi lo sappiamo, siamo consapevoli di questo, siamo consapevoli di dover mantenere un livello sempre alto se vogliamo battere una squadra piena di campioni come Modena. Senti, sotto il profilo tecnico, oltre a una grande ricezione, il tuo MVP non è un caso, è stata una grande Perugia, soprattutto in fase di contrattacco. Non abbiamo capitalizzato molto meglio di gara 1 tante difese. Sì, secondo me in contrattacco siamo stati molto più precisi, e anche perché abbiamo toccato tanto. È tutto, no? Parte tutto dalla battuta. Batti meglio, il muro è più composto, hai più possibilità di difesa e poi sono importanti i secondi tocchi. E in ricezione naturalmente ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto Bruno, abbiamo sofferto un Gapè, ma a volte bisogna anche battere le mani all'avversario, perché quando è in grado di battere 4-5 volte di fila a 120 km/h, fa un applauso, prendi la palla e la ridai. Poi bisogna cercare magari di tenerla, di essere precisi, compatti, avere pazienza. Oggi insomma l'abbiamo fatto bene. Senti, un'ultima cosa molto veloce, mercoledì gara 3, si riazzera tutto come sempre. Sì, si riparte da capo, sarà un'altra partita complicata, lunga, difficile, l'abbiamo detto 100.000 volte, ricca di tensione, ci saranno magari dei momenti in cui soffriremo, momenti in cui andranno meglio le cose per noi, insomma quello che abbiamo visto in queste due gare. Però come dico sempre, mi godo questa vittoria, riposiamo, domani ci ritroviamo già in palestra per preparare gara 3.